Nel recupero della 12ª giornata di andata del campionato di Lega Pro Seconda Divisione, il Chieti sbanca con pieno merito il Mancini e lo fa con una prestazione tutta cuore e soprattutto con un grand gol dal 26esimo segnato dall'ex Provasto Fiore, un fano da rivedere, un fano che ha patito l'assenza in chiave difensiva di Scrosta, ma soprattutto le non buone condizioni di Capodaglio. 4-3-3 nel fano con Antonioni ad Almanforte insieme a Iazzetta a Ferrario, Del Duca e Terrenzio in difesa. Nel Chieti un 4-4-2 con la coppia da paura Butazzoni Rosa a centrocampo, l'ex Centobucchi Vitone in difesa, Pepe e Serpico in luogo dello squalificato Mucciante. La cronaca, quinto minuto, Amaranti apre per Ferrari che non arriva alla conclusione. Ottavo minuto e il Chieti con Sabatini al limite, il tiro va però alto. 13esimo ancora Chieti, azione tambureggiante, la conclusione a lato è ancora del redivivo Sabatini. 14esimo, sbaglia Perucchini il rinvio, Butazzoni avrebbe la palla buona però non ne sa approfittare. 16esimo, entrata brusca di Terrenzo che rischia qualcosa su Rosa, il direttore di gara che è il San Donatense De Favri lascia proseguire. 22esimo, Schiavini ispirato alla palla buona in aria, servito da Urbinate ma è murato in corner dalla difesa neroverde. 30esimo, l'argentino Butazzoni, uno dei migliori dei suoi, va via da destra, centra e Rosa di testa a lato. Quindi si arriva al 44esimo dopo una fase di studio dove le squadre si annullano a vicenda e Schiavini a provare la staffilata, ma bifulco, dorme sonni tranquilli. Tutto qui un sonnolento primo tempo, la ripresa subito scoppiettante al secondo, Berardino su punizione, saggia i riflessi di Perucchini che disturbato anche dal sole chiude in corner. Quinto minuto, occasionissima per il Chieti con un erroraccio di Del Duca che libera sì ma in piena area di rigore e serve un cadeau a Butazzoni che di sinistro in diagonale spara però a lato. 11esimo, ancora Chieti che ci crede, Butazzoni centra di prima intenzione in area, Perucchini allunga la mano e sventa su Rosa, davvero bravo in quella circostanza il portierone scuola Milan. 13esimo, si vede il fano con Antonioni che si ricorda di essere un giocatore che ha calcato anche campi di categoria superiore, tira dalla distanza centrale, para l'attento bifulco. 14esimo, entra Trudeau che ha subito la palla buona ma Iazzetta da sinistra lo serve anche Benino ma lui non riesce a impensierire bifulco, è troppo debole il tocco del Franco Carelli con la parata dell'estremo difensore abruzzese. 18esimo, Amadio da destra ma Butazzoni non ne approfitta. Quindi al 26esimo c'è il grande gol, Vivarini al 22esimo fa entrare Claudio Esposito e subito si vedono i frutti, il neo entrato in contropiede Pescafiore, gran gol alla Del Piero e Perucchini non può davvero arrivarci, vantaggio meritato. Alma Juve 0, Chieti 1. 30esimo, il Chieti avrebbe anche l'occasione per raddoppiare ma Rosa che è servito ancora una volta alla grande da Butazzoni, davvero si mangia il 2-0, bravo Carboni a sventare sulla linea. 35esimo, Alma Juve mischia furibonda, alla fine Trudeau calcia addosso a Pepe che nell'occasione si fa anche male. 38esimo, Chieti, Amadio dalla grande distanza, la palla avrebbe meritato maggior fortuna nel forcing finale con Trimarco, entrato al posto di Azzetta al 29esimo, è l'Alma Juve a rendersi pericolosa ma più con la forza della disperazione che per altro. 43esimo, Amaranti da sinistra, Ferrari sbaglia un gol fatto, poi Trimarco da due passi centra l'esterno della rete. Quindi al 45esimo Carboni avrebbe la palla giusta su angolo di Capodaglio ma calcia in curva, finisce così un po' di nervosismo nel finale con Amaranti e Trudeau un po' bersagliati dai giocatori teatini e finisce anche con l'esultanza dei 100 ed oltre sostenitori del Chieti.